Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo del controller HC. Voglio spiegarvi che cos'è questo controller, a che cosa serve, perché lo utilizziamo. Il controller HC è per cui ho anche realizzato in passato una videoguida dove facevo vedere com'è possibile cambiare e impostare questo tipo di protocollo a sistema operativo già installato. È un controller che sarebbe opportuno utilizzare come predefinito prima ancora di installare il sistema operativo, ma comunque se abbiamo un sistema operativo di moderna generazione come per esempio Windows 10 è a mio avviso molto importante utilizzare questo tipo di controller. E dico questo perché molto spesso problemi legati al sistema operativo come per esempio impuntamenti, freeze del sistema, riavvi improvvisi, schermate blu sono spesso legate ad una errata gestione della comunicazione, dello scambio dei dati tra quello che è l'hard disk, sia disco meccanico che SSD, e la scheda madre, dove appunto il controller fa da supervisore e gestisce questo scambio, questo flusso dei dati. Ora, il controller HC è un controller di moderna generazione che va molto bene per le nuove schede madri, per i nuovi tipi di dischi, ma soprattutto per i nuovi protocolli che adoperano i vari dischi. Come noi sappiamo, non esiste soltanto un tipo di disco SATA, ma esistono per esempio i SATA 2.0, 3.0. Queste classificazioni significa naturalmente che più salgono, più aumenta la velocità con il quale è possibile scrivere e leggere i dati. E utilizzare un controller come il controller HC ci dà il vantaggio di sfruttare al meglio le velocità di un disco, ma soprattutto appunto l'efficienza nel trasferimento dei dati. A volte per errore o semplicemente perché impostato così di default, il controller predefinito che abbiamo nelle nostre schede madri è un controller di tipo IDE, detto anche PATA, oppure chiamato Legacy Support. Se avete questo tipo di controller, state utilizzando un tipo di controller vecchio che andava bene per i precedenti sistemi operativi rispetto a Windows 10 e per i dischi di vecchio tipo, quindi SATA 1.0 oppure ancora di più gli IDE, quei dischi che molti di voi probabilmente non hanno mai conosciuto e non conosceranno mai, che venivano collegati attraverso un cavo di tipo flat, che era un cavo molto, molto largo e che utilizzava completamente un altro tipo di protocollo. Nel tempo, anche se si sono cominciati ad adoperare i dischi SATA, questo protocollo comunque è rimasto perché era efficiente, perché funzionava bene, però non si adatta al meglio a questi tipi di dischi, quindi ai dischi di nuova generazione. Per questo esiste il controller HC. Quello che spesso succede è che se noi andiamo a installare il sistema operativo con un controller di tipo IDE PATA e poi proviamo a cambiarlo in corsa, otterremo una bella schermata blu o un sistema operativo che non si avvia, perché non è possibile andare a indicare un controller, diciamo, dopo che il sistema operativo è stato installato, perché perderebbe riferimenti e non saprebbe più avviarsi. Sebbene, come ho fatto vedere in una videoguida precedente, c'è un piccolo escamotage per riuscire a fare questa operazione, per così dire, a caldo, quindi al sistema operativo già installato, sarebbe meglio, come dicevo all'inizio, installare il protocollo corretto sin da subito. Ma è importante sapere perché va utilizzato questo protocollo, che differenza c'è appunto con l'altro. Non è soltanto una questione di tecnologia costruttiva, come vi ho spiegato, quindi differenza di cavi, ma proprio di strumento di controllo. È chiaro che il protocollo HC, il controller HC, è un controller molto più efficiente rispetto al controller IDE, PATA o Legacy Support. Quindi, inevitabilmente, se noi utilizziamo un controller di quel tipo, di vecchio tipo, su un disco di moderna generazione con un sistema operativo di moderna generazione, i problemi facilmente verranno fuori, quindi ripeto, impuntamenti, freeze, rallentamenti del sistema, riavvi improvvisi e in ogni caso non un ottimale flusso di controllo dei dati, ivi compresa anche la possibilità di sfruttare in toto la velocità di un determinato dispositivo come può essere l'SSD o anche un semplice disco meccanico che però funziona con un protocollo SATA. Naturalmente il controller HC non è l'unico, perché adesso c'è un controller chiamato NVMe
che è il protocollo che gestisce invece i dischi di tipo M2, che sono quei dischi che si collegano agli slot o PCI Express oppure agli slot M2 proprio dedicati, quindi degli slot che dei tipi di dischi che assomigliano molto a delle RAM che si collegano a questo slot. E quindi a seconda della tipologia di disco che noi andiamo ad utilizzare è giusto adoperare il corretto controller di comunicazione. E ripeto, se avete problemi di questo tipo come freeze, impuntamenti del sistema eccetera, andate a controllare sul vostro BIOS o UEFI che tipo di controller avete diciamo come predefinito all'interno del vostro sistema. Scoprirete nella maggior parte dei casi, laddove appunto avete problemi di questo tipo, che probabilmente state utilizzando e non lo sapete nemmeno un controller vecchio stampo. Molti di voi mi chiederanno: ma perché succede questo? Com'è possibile che questo controller di vecchio stampo venga messo come predefinito? Alle volte, quando viene installato Windows 10, l'errore che fanno molti anche tecnici è quello di non sapere che c'è un qualcosa che si chiama Secure Boot, che è un protocollo di protezione della scheda madre che impedisce ad altre periferiche di poter avviare altri sistemi operativi. Questo che cosa significa? Che se io devo formattare il mio disco con Windows 10 o semplicemente voglio cambiare sistema operativo, potrei non riuscire a farlo perché c'è questo Secure Boot abilitato. Allora, molto spesso si va a cambiare questo Secure Boot, si va ad abilitare un controller di tipo Legacy Support perché riesce ad abbracciare maggiormente tutte le tipologie di dischi open drive dalle quali per esempio vogliamo installare il nostro sistema operativo. Utilizzando questo tipo di controller riusciamo più facilmente ad avviare le periferiche esterne di boot, ma commettiamo l'errore poi di installare il sistema operativo con questo controller che appunto è desueto, che appunto è obsoleto. E quindi molto spesso, proprio per errore di forma, viene utilizzato questo controller senza sapere nemmeno perché lo stiamo utilizzando e a che cosa andiamo incontro se lo andiamo ad utilizzare. Perciò controllate sul vostro BIOS o UEFI che tipo di controller avete e se avete dei problemi provate a cambiarlo, come vi ho fatto vedere nella guida in un altro video, e vi assicuro che noterete dei miglioramenti rispetto a quelli che sono i blocchi, gli impuntamenti, a patto che naturalmente siano dipesi da questo, e noterete anche delle differenze in termini di velocità, di efficienza proprio del sistema. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, fate le vostre prove, fate i vostri test, mi raccomando sempre con attenzione e consapevoli di quello che fate, perché ovviamente posso darvi l'idea, però ragazzi fate sempre attenzione quando fate questo genere di prove e non fatele mai in ambiti lavorativi o di studio, laddove delle azioni sbagliate possano andare a compromettere i vostri dati o appunto l'integrità dei vostri sistemi che poi vi servono per lavorare o per studiare. Quindi mi raccomando, sempre con molta attenzione e solo se potete farlo. Per oggi è tutto, io come al solito vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!